Ciao! Ciao guys, come state? Oggi parleremo dell'alfabeto italiano. Dovete sapere che imparare l'alfabeto italiano è molto importante perché sta alla base di tutta la lingua appunto parlata. Ricordate che se riuscirete ad imparare l'alfabeto italiano, quindi a leggerlo correttamente, riuscirete anche ad imparare a scrivere. Ok, quindi Ok. cominciamo. Cominciamo. Vai. Allora, per prima cosa l'alfabeto italiano è composto da 21 lettere e le potete vedere sono quelle in blu. Dopodiché abbiamo 5 vocali, che sono quelle in rosso, e 5 lettere provenienti dall'alfabeto straniero, Quindi precisamente adottato. adottate dall'alfabeto anglosassone, e sono quelle in azzurro. Iniziamo con la prima lettera dell'alfabeto. Si legge A, B, C, D, E, F, G, H, I, Ilunga o J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, Quindi avete sentito tutti quanti, tutte l'alfabeta in italiano. Perciò. Perciò adesso andiamo a vedere come le parole iniziano con le lettere. Quindi andiamo a vedere un po' di alcuni esempi, esatto, legati al mondo magari del turismo, quindi delle città italiane, e andiamo a vedere alcune città che iniziano con le lettere dell'alfabeto. Andiamo avanti con questo slide. A come Aosta. B come Bologna, C come Como, D come Domodossola, E come Enna, F come Firenze, G come Genova, H come Hotel. Ricordate che in italiano l'H non si pronuncia mai, in questo caso, e si trova sempre all'interno delle parole. In questo caso, appunto, non abbiamo una città che inizia con l'H, quindi abbiamo preso la parola hotel, che è una parola proveniente appunto dall'inglese, ma che fa parte comunque del turismo, quindi abbiamo pensato di inserirla lo stesso. È l'unica parola che inizia con la lettera H. I come Imperia, L come Lucca, M come Matera, N come Novara, O come Oristano, P come Pisa, Q come Quadri, R come Roma, S come Siena, T come Torino, U come Udine, V come Venezia, Z come Zimella. Ok, adesso invece passiamo alle lettere straniere, quelle che abbiamo adottato da un altro alfabeto. Vediamo per esempio Ilunga UJ come jeans, K come kiwi, W come web, Xi come xilofono, Y come yogurt. Bene ragazzi, oggi abbiamo imparato a pronunciare i suoni base dell'alfabeto italiano. Ma restate con noi perché la prossima volta inizieremo a vedere e a pronunciare dei suoni un pochino più complessi, iniziando a mettere insieme le lettere dell'alfabeto. Restate con noi. Io sono Brocian. Sai a tecla?
Ci vediamo la prossima volta. Ciao!